Sto discutendo oggi qua con Bridge Brave Souls, che è uscita fuori la seconda parte già 2 giorni, mi pare, 2 giorni fa, la seconda parte del sesto anniversario, che vi dico che è, c'è il dio, proprio c'è un personaggio, si chiama proprio il dio, perché è proprio già subito in PvP è il God Tier, proprio il God Tier. Oh, ok, che culo hai. Di solito le free fa sempre mi dà sempre un cazzo, anche dici ok, proprio perché è quello. Già doppio. Ah no, che nuova, perfetto. Però ok. Non so, riesco a fargli le pull perché adesso in questi giorni ci provo a farmare. Vediamo quanto dura. Il trio dei Bankai di Tite Cube che ha fatto il nuovo design di loro 3. E vi dico. Dov'è? Lui, Genrunsai, è il god tier del PvP, perché vi leggo, perché è il dio che comanda, proprio scende in campo e ti dice fanculo che ti ammazzo adesso, ti vengo in campo e ti distruggo tutti, perché lo lascio per l'ultimo, perché è quel il mostro che qua questi giorni ci voglio provare a farmare quel punto, che lo voglio, perché in PvP questo qua, il 4P game, non sai, fa un culo a tutti, proprio meno male. E ritorno i team di, diciamo, di Soul Reaper, che anche i capitani in cima nel primo posto. Poi guardiamo il nostro amichetto, non mi ricordo più, Yushiro, che è come design bello, mi piace tanto come Bankai, perché sai, non c'è un Soul Reaper e Capitan. Dopo, che io già avevo già guardato quello che ha, questo qua ha la stessa meccanica di Aizen, in pratica, così dopo un po' con i colpi si cura a quel punto, che non è malaccio a quel punto, perché anche lo scudo lancia una mossa che fa scudo, quindi si cura e diciamo fa lo scudi, diciamo lo scudi nel team e si cura, quindi non fa schifo. Bella roba. Dopo vi dico qua alcuni team che ho già pensato, che sicuramente in PvP lo hanno usati. Abbiamo Frenzy, resistenza del 100%, sprinta più 1. Abbiamo incremento normal attack 60%, incremento strong attack, damage 30%. Team party, incremento allo speed attributi, capitan, normal attack damage, ulteriore normal attack per i capitani più anche speed, quelli blu in pratica. Del 20%, così non fa schifo. Così già lui norma tale, già un bel 80% ha col suo passiva interiore. Flurry, Deblator più 2 secondi, Enhancer, Poise, Multibarriera, quindi più 2, così abbiamo in totale tipo 5, che le mette 3 dopo la sua abilità, c'ha più 2. E Guardia Break, così noi togliamo la guarda agli altri, così. Io già il mio team, già ho pensato, perché sicuramente io vorrei tanto per adesso Genrunsai, che è quello, il top, è il dio quello, proprio lui è. Un team già pensato è Kenpachi con rosso, quello che pompa la squadra, che fa più danni. Yushiro, questo qua, Bankai col nuovo, perché mette le barriere, che è sempre strautile, perché dopo c'è anche la guardia break, così non fa schifo, e Genrunsai, il dio, perché anche come animazione fa paura, è troppo bello, è un mezzo Ace di One Piece, è mezzo Matsu come fuoco, bello bello. Oh, carino, proprio ci sta, perché la meccanica che ho con la barriera e si può anche curare, quindi non fa schifo. In arena un po' sni potrebbe, diciamo, ho status incremento 4%, livello 1 può arrivare non so quanto a 5. Freezing Resistance 100%, Sprint Normal Attack 90%, sti cazzi, incremento Strong Attack 30%, abbiamo Decreased Damage Taken del 10%, stesso abilità del Team Party, se sono blu più 20%, Speed, Flurry, Deblator, Enhancer, Poise, Multibarriera, Guardia Break, abbiamo FCS più 30% e più Hold Status incrementa 40%, quindi non è male quello. E facciamo il test, anche qua appunto, facciamo anche il test delle mosse, perché mi piace un sacco. Vabbè, Genrunsai è proprio puttana, madonna puttana, che è troppo bello.
Sohoku, vai, vai, primo attacco, bam, i pesciolini, bellini. Secondo attacco che è con la barriera, bello, mi piace che la barriera perché esce fuori le carpe, qua il punto. Bam, ci sta, bello. Ma suprema, bellissimo, il subankai che c'è da parte le cose, tipo dei pergamene che può scrivere. Tac, infinito, vedi, qua ma suprema si cura. Faccio vedere il mosso normale che è, mi è bello quel punto, l'abbiamo fatto apposta con il suo Bankai vero, vedi che. E quello è molto bello, mi piace come Bankai, come personaggio, tutto, Yushiro. Adesso l'altro non mi ricordo più il figone, però Sni è un po'. Tra loro due preferisco, beh, Gero Sai il top. Yushiro è il secondo posto, l'altro Sni, metterei il terzo perché. Non è, no, i test dopo, i test dopo, test. Susui, Sunsui, che un po' ci sta, però. Enervator più 5 più every 5 second. Weekend resistance più 100%. Sprinter in pratica più 1. Incrementa normal attack di 20%, incrementa strong attack 40%, devastation 40%, riduce strong attack cooldown del 14%. Abbiamo Inheritance Zone Only, incrementa Heart Link Slot Potion del 5. Beh, fanno i conti, ci sta però. Havoc 20%, Frenzy più 1, più debilitato più 5 secondi, e guarda break anche lui, però preferisco Yoshiro. Fate capire cosa fa Innervator. Cosa fa? Andiamo sul. Qua sulla guida. Qua mi pare che spiega le abilità di loro. Summon Gerunsai. Non spiega qua, no. Vediamo cosa è banner dentro. Oddio, c'è cioè, qualche carino, ma però sni quello. Drop rate, dove era il codice per capire? Nessuno, forse sulle notizie era, non sul rate. Sulle notizie, cosa fa pena quello. Sulle notizie mi pare che gli spiega com'è l'abilità, adesso mi ricordo più. News. Mi pare, adesso non mi ricordo più perché devo capire cosa fa. La passi. Mi ricordo più che cazzo si guardava adesso. Porca puttana, per capire, mi ricordo più. E vabbè, guardiamo dopo, dai. Mi ricordo più dove era. Di solito c'era. Adesso mi ricordo su qua. Mi ricordo che vi si spiegava per bene le abilità, però mi ricordo più dove spiegava quello. Guardiamo dopo. Guardiamo in arena Sunsui. Tac. Che carino, a quel punto non mi fa schifo anche lui, però preferisco loro due come combo, perché uno nel team ci sta, nella ba tipo barriera ci sta sempre. Abbiamo All Status che è al 4%, abbiamo Inevator every 5 second, Weakness Resistance più 100%, Sprint Normal Attack 20%, Incremento Strong Attack 88%, Devastation 40%, riduce strong attack di cooldown 14%, abbiamo ancora stosso Link del C più 5, Havoc più 20%, Frenzy più 1, Debilitato più 5 secondi, Guarda Break, FCS più 30%, abbiamo All, sì, 30% più 30, scusate, e All Status incrementa 40%. Lo proviamo. Oddio, quanto prima, io preferisco loro due perché Shinsui, vabbè, quanto prima il top, potete, già trovate solo Gen Rusai, potete anche fermarvi, proprio i banner, poi gli altri poi potrete anche non trovarli. E lui è il mostro, proprio il mostro, eh.
questo qua è bello, carino, insomma, questo qua è carino, sua mossa che fa questa pallina di sabbia, tipo pallina di sabbia qua. E trottolina, che suona carina, ma ci sta. Mossa suprema, che anche quella è molto bella. Oddio, preferisco più tanto Yushiro. Yushiro se ne ricordo più, orca puttana. Perché non mi fa proprio impazzire la mossa superiore di questo, perché è più dettagliato l'altro qua il punto. Girusai proprio top, l'ha fatto proprio il dio. Adesso guardiamo Madonna mia quanto sei figo, Gerunsai, porca puttana. Sembra quasi netero ultra pompato. Vediamolo perché so che è... Mamma mia quanto è cazzo figo il braccio di fuoco, i pantaloni mezzo infuocati, porca puttana. Che bello. Ecco, questi giorni vorrei farmare per se riesco a trovare Gerunsai, perché è un mostro. Killer Sten Rater, così è perfetto contro i Quincy, che è il team, diciamo il team PvP il più forte, era il più forte, con lui lo distrugge in pratica. Perfetto, ok. Grande, grandissimo Bleach, sei il migliore. Adesso arriva le bombe, perché vi dico che lui è il più forte per adesso in PvP, il personaggio più forte del gioco, il più forte. Però non è, diciamo, è sbroccatissimo, ma allo stesso modo non è proprio sbroccato pieno, però è sbroccatissimo. Abbiamo Weakness Resistance più 100%, abbiamo Sprint più 1, abbiamo Drain Duration, Drain Duration, Regulation, scusate, del 100%. Incremento Norm Attack del 20%, incremento Strong Attack del 50%. Increase Damage del Tekken del 16%. E adesso arriva le bombe, che perché è un mostro. Abbiamo del Last Ditch Survival, quindi in pratica quando muore rivive. Già questo vi dico perché è una bomba, che quella porta. Abbiamo secondo ignora la Brave Battle, la invincibilità. Diciamo in PvP è strautilizzato, diciamo, il team dei Quincy, perché c'è Jugran che è stato, diciamo, era sbroccato perché ha messo quella nuova abilità che era immune, diciamo, era invincibile per 5 secondi. Lui ignora proprio, quindi diciamo annulla le abilità dell'invincibilità. Dopo il bello il sotto, vedete sotto, abbiamo Brave Battle Temporary Invincibilità del 10 secondi. In pratica lui ignora gli altri, però lui ha anche la invincibilità. Quello dico. Dopo anche Last Ditch Survival. Quindi è un mostro. A quel punto gli dico che è un mostro sacro. Che. Dio mio, che mostro! A quel punto vorrei. Questi giorni vado a Magneto a farmare, che mi frega un cazzo, che lo voglio questo qua. Se riesco a trovarlo, a quel punto sono amen, mi dispiace però. Se lo vi consiglio di pullarlo, perché in PvP questo qua lo sta distruggendo tutto. Ha tre abilità mostruose, nel suo a quanto prima può rivivere. Ignora la invincibilità diciamo in PvP, in Brave Battle. E lui ha l'abilità di essere invincibile. Dopo abbiamo la Prevent Brave Battle Healing, sicura, sto cazzo, vi dico. Abbiamo Flurry più 1, abbiamo Delvidetto più 5 secondi e Poise. E quello dico perché è sbroccato, non è, dopo non è proprio sbroccato, perché se io faccio Gerusai contro Gerusai si annullano, perché lui ha la stessa abilità. Lui, se avete due Gerunsai, in pratica tu avessi la Gerunsai, io ho Genruzai, si annulla perché sono tutti e due invincibili. Quindi in pratica si è sbroccato. Se uno, diciamo, io ce l'ho, gli altri non ce l'hanno, è sbroccatissimo. Se ce l'abbiamo tutti e due, io e il mio avversario, è una battaglia. Diciamo chi è quello che ha sbloccato, diciamo chi ha fatto più tanto il limit break delle diciamo, più tante copie che ha trovato. E quello è sbroccato, ma è in modo giusto, perché quanto prima che lui ignora la invincibilità. Così se il tuo avversario ce l'ha anche lui, può anche lui mi annulla
me stesso e io annullo il suo a quel punto. È sbroccato, ma vada. Ah, questi giorni voglio. Ci voglio. Quel punto, questo qua è diciamo, God tier per il PvP. Quel punto, in forma negli altri, vedete, è fatto apposta per il PvP. Proprio vedete che The Last Ditch Survival, ignora l'Abrary Battle, in pratica è apposta per quello. Invincibility, Abrary Battle, tempo di più 10 secondi, invincibilità, abbiamo Prevent Abrary Battle Healing. Cosa vuoi di più? È un mostro sacco. Vuoi vedere il braccio di fuoco? Non vuoi dire che questo qua è il Dios? Madonna. In arena quello è un po' sneak al punto perché ha le stesse cose del suo passiva normale a quel punto. O status incrementa al 4%, weakness resistance più 100%, sprinta più 1, rate duration rune action più 100%, incremento normal attack 60%, sì, 60%, abbiamo incremento strong attack 50%, decreased damage del 16% di diminuisce il danno che subisce del 16%. Abbiamo The Last Ditch Survival. Vedete, abbiamo le passive, queste qua le teniamo, però ecco. Io dico, se fai in modalità in arena sui 10 secondi, frega un cazzo perché non serve a quel punto. Questo qua è fatto apposta per il PvP e punto e basta. Le solite, le sue 3, 4 passive invincibili, però come detto prima, in arena, in barra eventi, un po' snie a quel punto, che è fatto apposta per il PvP. Fluidi più 1, debilitato sì, più 5 secondi, damage to burning enemies più 20% e poison. Dopo abbiamo attacco più 90 e whole stats incremento al 40%. E qua appunto, questo banner è per solo Gerunsai. Se trovato lui, fermatevi. Quel punto non serve trovare Yushiro, adesso mi ricordo più, ecco, il nome, l'altro. Yushiro, quel punto, è quello. Diciamo, il primo obiettivo è Gerunsai. Se trovato lui, già fermatevi, che tanto gli altri mi frega più un cazzo quello. Gli altri sono meno importanti. Lui è proprio il mostro, proprio God tier, che è un mostro proprio. Mosse normali, bellissime. Tac, karate, pugno, scatto col pugno di fuoco. Tac. Madonna mia, pugno vulcanico. Madonna. Raffica. Diciamo la zuffa di fuoco. Mossa supprema che è bellissima. Madonna, come cazzo è, com'è figo. Madonna, che bello. Da, Madonna. E si vede in gola, ti pesto a sangue. No, no, aspetta, ma con 6 secondi ti voglio pestare. Vai, vai, Gerosai, vai, vai, vai. Ti pesto ancora io. E qua il punto. È una bomba, è troppo forte quello appunto. Voglio vedere, guardiamo leggermente adesso il PvP, ma sicuramente primo posto per la Brave Battle, il team è quello. Per me Kenpachi, Ranking, primo posto, sì, come ho detto prima, è quello. Un po' di no perché è troppo mostro. Vedete, Madonna. Ha fatto diverso, ha fatto giù Grand Gerunsai, quindi doppio invincibilità. Davvero? Vedi, sto usando tanto doppia invincibilità. Sto usando, vedete, Gerunsai mai è un. Vedete, è un santo. Però io farei proprio i danni. Mettere il Kenpachi questo. Metterei il Kenpachi questo e o Gnatora, perché metteva il team, quello vecchio era, mi ricordo, era Kenpachi, Gnatora e Jungran, no, sono il full team di Quincy, quello. Però vedete, è mezzo Quincy e diciamo maggior parte è tutto Quincy con Gerunsai dentro. A quel punto in PvP vedete che è il mostro. Beh, lui è molto forte, Sky, adesso non mi ricordo più con lui, perché fa, diminuisce, non mi ricordo più le stazze o del genere, adesso non mi ricordo più cosa fa, però è tanta roba che lui. Qual è il punto? Ora,
Se voi usate tanto il PvP, allora questo qua è il mostro, dovete per forza prenderlo. Se giocate il PvP, se non giocate il PvP, potete anche skippare il banner perché è tanto quello. Se avete pullato Aizen, va bene quasi su, quasi, non dico in PvP, no, Aizen, perché è lui. Questo qua è fatto apposta per gli eventi, per arena e per gli eventi qualsiasi a quel punto, a Gilda. Per Sekaimon, per le coppe, la Epic Ride, quel punto, diciamo, Aizen ha fatto apposta per questi altre cose. Per quello. Questo prima, Gerunsai, è fatto apposta solo il PvP. Quello. Se voi fate tanto il PvP, che puntate tanto, lui dico. Anche io quanto prima questi giorni mi farmo e ci pullo perché il PvP io beh, questo gioco lo gioco di meno di tutti, però avere Gerunsai, che è un personaggio della Madonna, dopo è un personaggio della seconda parte dell'anime, sai, non penso te lo butta oggi domani così a cazzo di cane a quel punto. Quello, così vi consiglio di pullarci. Se quel punto, se puntate sul PvP, allora questo è, vi dico che è proprio il God tier, proprio il best, il personaggio più forte del gioco, proprio in PvP, diciamo. Dopo, se non fate il PvP, allora potete anche skippare a quel punto. Non vedete per forza a quel punto, vedete cosa fate, scusate. Vediamo se. No, aspetta, giusto che la spina rimette, scusate. È quello, vedete cosa fate. Se puntate sul PvP, questo qua è proprio il God tier, proprio il miglior personaggio proprio che è uscito in PvP, è strarotto a quel punto. Se non fate il PvP potete anche non farlo, perché vedete che è l'unica pecca forte è il PvP. Per gli altri eventi, Gerunsai, Impostini, quel punto Mimi, no, quello. È fatto apposta per quello, è punto e basta. Se quanto prima, se puntate su quello, sì. Se no, se non fate PvP, potete anche skipparlo quello. Perché è tanto sprecare gemme, che è un personaggio, ok, è un personaggio God tier, però, come dico, non ci gioco neanche il PvP, maggior parte più farmi dell'arena, cagate vai, ora lascio perdere. Però, quanto prima, vi perdete un personaggio della Madonna, quello. E niente, così. Ci fermiamo questi giorni. Mi farm. Aspetta, fa vedere quando scade la data del banner. Che poi io questi giorni farmammelo. Non posso aspettarlo troppo. L'8 del 13. Puttana, oggi. Oggi è appena 5 oggi. Ho appena 5, tipo 8 giorni, cose del genere. Sì, potrei riuscire. Sì, riesco. Potrei fare un video. Riesco a portare un video. Di più di quello che non riesco a farmare quello. Mi farmo questi qua, così arrivo a un forse 500. Dopo mi farmo un po' di storia, cagate va, ci provo a portare quelli 500-700. Riesco una cosa del genere, provo, ci provo. Sicuramente un video lo porterò. Quello così. Ci fermiamo. Se è piaciuto il video, lasciate quel like, iscrivetevi al prossimo video. Ciao. For I believe the one who truly understands and would know what to say to Obito is you, his friend.